E se a Teramo lo scenario politico si frammenta in ben 8 candidati sindaci, anche nel comune di Montorio Alvomano, che tornerà al voto il 10 giugno dopo la caduta dell'ultima giunta, la situazione è molto simile. Per il centrodestra il candidato sindaco è l'imprenditore castellano Ennio Facciolini, mentre il centrosinistra si spacca in vari rivoli. Il Partito Democratico punta su Marco Citerei e poi ci sono i fuoriusciti Dem che hanno formato gruppi alternativi e civici decisi ad andare da soli. Tra questi il gruppo Progressisti per Montorio, che annuncia la prima candidatura ufficiale a sindaco di Vincenzo Macedone. Segretario del Partito Democratico di Montorio, lei lascia il partito e si presenta come candidato sindaco civico. Perché questa scelta? Abbiamo lasciato il partito in realtà in 80 persone, 80 tesserati che avevano condiviso un percorso programmatico serio di rinnovamento all'interno del Partito Democratico. Per motivi che ho già ampiamente espresso, poi a novembre dello scorso anno non abbiamo più condiviso la mancanza del rispetto delle regole all'interno del partito, una segreteria provinciale e regionale che ha fatto di tutto per evitare che le cose giuste venissero alla luce, insomma hanno cercato di far rientrare e poi ci sono riusciti persone che non avevano diritto di riprendere la testa del Partito Democratico. Io non condividendo più queste linee dittatoriali da parte del segretario provinciale e anche della segreteria regionale, ho deciso di andarmene, con me tutta quella parte della dirigenza montoriese, di nuovi anche iscritti che hanno visto che insomma nel partito non c'era più modo di condividere anche idee programmatiche. Ci siamo guardati negli occhi con gli amici, ci siamo detti che dare un'alternativa a Montorio era necessario in questo periodo storico molto brutto, molto difficile. Hanno visto nella mia figura la possibilità di dare anche una svolta a Montorio, mi hanno indicato come candidato sindaco, io ho accettato anche con molta paura questa nuova avventura. Speriamo di poter portare a Montorio idee nuove con il mio gruppo di persone, con il gruppo di tutti quelli che vorranno darci una mano. Siamo i primi che si sono esposti con il mio nome, ecco, con il gruppo dei progressisti per Montorio. E adesso speriamo di poter andare avanti anche con incontri pubblici per far capire alla gente quello che vogliamo fare per il nostro paese.